con questa lezione iniziamo Socrate. Capiremo anche perché Socrate costituisce un punto di riferimento obbligato per la filosofia, soprattutto quando studieremo Platone. Ecco, il primo problema infatti è proprio questo. Perché è così importante soprattutto dopo? Perché saranno proprio quelli dopo che ricostruiranno di lui qualcosa, ovvero come Gesù, anche Socrate non ha scritto nulla, non ha lasciato dei suoi testi. Abbiamo tanto di lui, ma raccontato da altri, come abbiamo di Gesù, ma raccontato dai Vangeli. Cioè, i suoi discepoli hanno messo per iscritto e lo hanno anche un po' ovviamente presentato come lo hanno visto loro. Perché i quattro Vangeli dicono cose diverse? Perché ciascuno vede di una persona una cosa, o magari insomma da una prospettiva. Lo stesso per Socrate. Noi abbiamo che Socrate non scrive nulla e quindi abbiamo un problema di fonti su di lui. Cioè, qual è il problema? Di Socrate parlano soltanto di fatto tre fonti. Platone, che scrive tutto con Socrate come protagonista, scrive su di lui, scrive avendo lui come protagonista, scrive dei dialoghi dove lui è il personaggio. Quindi Platone è la fonte principale per noi di Socrate, ma Platone è il discepolo, come dire, prediletto, per cui anche ci dà una prospettiva su Socrate sicuramente molto positiva, ma anche un po' dobbiamo stare attenti, no? Come quando qualcuno di voi, se si innamorasse di qualcuno, se io sento che come ne parla un'innamorata o un amico, forse probabilmente mi darebbero versioni un po' diverse, ok? Secondo, Senofonte, che è un altro che apprezza Socrate, ma ci dà poche fonti. E il terzo invece è Aristofane, che è un commediografo, e nella commedia Le Nuvole tratteggia Socrate come uno pieno di sé, che sta appunto con la testa tra le nuvole, che dice cose insensate, che si preoccupa di problemi assurdi. Quindi un aspetto negativo. Ovviamente noi avremo soprattutto la tradizione che ci consegna Platone, quindi di lui, di Socrate, noi abbiamo la fonte principale che è Platone. Allora, cosa sappiamo di Socrate, al di là di quello che poi ne è l'interpretazione dei vari personaggi, dei vari discepoli? Sicuramente che aveva un padre scultore e una mamma ostetrica. Dice, che ci importa questo? Ci importa proprio per capire come lui interpreta la filosofia. Lo vedremo meglio, intanto ve lo anticipo. Lui dice che farà lo stesso lavoro della madre con le persone, con i suoi discepoli. L'ostetrico, che vuol dire? Cioè, come la mamma fa partorire i corpi, tira fuori dalle persone, dalle donne, il nuovo nascituro, così lui lo fa per le anime. E c'è tutta un'idea dietro, l'idea che la verità è dentro di noi e che ciascuno la deve partorire. E lui cosa farà? Aiuta soltanto questo processo. Lui fa partorire dalle anime, dalle persone, la verità. Quindi paragonerà, e questa sarà poi, l'affrontiamo come argomento la prossima volta, paragonerà la filosofia alla tecnica ostetrica e chiama questa tecnica filosofica maieutica. Vediamo se, eccola qua, la maieutica. Anzi, ve lo leggo subito questo testo. La mia tecnica, dice Socrate, ostetrica, in tutto il resto somiglia a quella delle levatrici, ma ne differisce in questo, che si esercita non sulle donne ma sugli uomini e riguarda non i corpi ma le anime che partoriscono. Ma la cosa più importante della mia tecnica
è che può esercitare ogni tipo di tortura per vedere se la mente del giovane partorisce fantasma e menzogna o qualcosa di vitale e vero. Socrate passa per essere un tafano. Tafano che fa? Quando arriva, ti dà fastidio, no? Devono essere, sono costrette a rendere conto di se stesse, della loro posizione rispetto alla verità. Poi lo vedremo meglio, intanto questa è un'infarinatura. Ecco, poiché io anche, ecco perché tortura, perché appunto lui passa per essere un tafano, poiché io ho anche questo in comune con le levatrici, che sono sterile di sapienza. Avete visto, vi ricordate che abbiamo detto che il filosofo è colui che sa. Ok, infatti è Socrate il primo che dà questa definizione di filosofia, no? Di filosofo. Poi lo vedremo anche un altro testo. Ecco perché è sterile di sapienza, cioè lui non ha la sapienza, non insegna propriamente un contenuto, ma sa di non sapere. E ciò che già molti mi rimproverano, che cioè io interrogo, ecco un'altra questione, gli altri. Ma non rivelo nulla, perché non ho nulla di sapiente da esporre. In effetti è un rimprovero giusto. Cioè mi dicono, mi rimproverano, ma tu in fondo non insegni, tu fai solo le domande. Ed è vero, io non so. Quindi io non ho nulla da insegnare, ma tramite le domande aiuto gli altri a partorire la verità. E la ragione di ciò è questa. Il Dio mi costringe a fare da ostetrico, ma mi ha impedito di generare. Per conto mio, dunque, io non sono affatto sapiente, né c'è alcuna scoperta che sia parto della mia anima. Ma poi tutti, continuando la compagnia, ne traggono, quelli a cui il Dio lo concede, qualcosa di meraviglioso, come pare a loro stessi e agli altri. Ed è evidente che ciò avviene senza che abbiano imparato mai nulla da me. Vedete, non imparano effettivamente, bensì perché da loro stessi hanno trovato, ecco qua la questione, e partorito, da loro stessi. È bellissimo questo. Lui aiuta gli altri a usare la testa autonomamente. Aiuta gli altri a essere liberi. Aiuta gli altri a ragionare e a partorire da se stessi la verità. Come ricordate la ministrazzolina che è stata presa in giro, dice, non sono gli imbuti, gli studenti che dobbiamo mettere dentro delle cose. Lo stesso, no? È questa idea di formazione. Educare vuol dire trarre fuori dalle persone il meglio di sé, trarre fuori quello che hanno dentro già, non mettere dentro una scatola vuota delle informazioni. Vedete la differenza tra formazione e informazione? L'informazione ti dà delle notizie, te le mette dentro, come se tu fossi una scatola vuota. La formazione, l'educazione tira fuori da te. Come si scolpisce? Che fanno gli scultori? Dentro la bellezza, la statua, bisogna solo aiutare a toglierla. A togliere le cose che stanno intorno, insomma, in più. Questa è l'idea che lui ha della verità. Ciascuno di noi, ciascuna persona ha dentro di sé una bellezza, una verità. Lui semplicemente aiuta a tirarla fuori, educare. Ci siamo? Ecco, padre scultore e madre ostetrica, quindi poi mi dovete dire, no, perché, che importanza hanno queste notizie. Che cos'è l'atopia? Socrate passa per essere una persona, un atopos in greco. A, ormai sapete, alfa privativo, lo traduco con non, in, no? Topos è luogo, è uno che non sta in nessun luogo, è uno che non riesco a mettere in nessuna casella, è uno fuori contesto, è unico, possiamo dire. È talmente strano che io non posso metterlo in qualche cassetto. È appunto, è come dire, è il giudizio di chi capisce che si trova di fronte a un personaggio assolutamente straordinario, che
non c'è un modello prima di lui da equiparare. Atopos. È quella straordinarietà, però, ragazzi, che solo l'occhio dell'amore vede, no? Chi si avvicinava a Socrate ne era talmente affascinato, i suoi discepoli dicevano che era Atopos, come quando voi siete innamorate, no? E qualcuno vi chiede: ma com'è lui? Non si può descrivere, è unico, c'ha delle cose che nessun altro ha. Non è un po' così? È così con Socrate. Questo dice sicuramente qualcosa di Socrate, ma dice sicuramente anche del suo effetto sui suoi discepoli, no? Cioè era qualcuno che affascinava con le parole, con la sua persona. Tant'è vero che è un po' strano perché si sa che era brutto. Esternamente era brutto, guardate, se vi faccio vedere qualche... Allora, brutto. Socrate è brutto. Vedete? Tozzo, anzi, guardate come lo descrivono: naso camuso, gli occhi taurini, il collo un po' grosso. Poi era basso, lui diceva era un Adone, no? Era un bruttarello. Ma la questione perché diventa filosofica? Come fa una persona brutta ad affascinarti? Con le parole, perché col carattere, con il logos, perché Platone dirà era la sua anima, tu dovevi aprirlo un po', Socrate, però dentro rivelava una bellezza di cui ti innamoravi e alla fine lui diceva: allora è quella bellezza che tu devi inseguire, non me. Cerca la bellezza, cerca la verità. Però lo faceva vedere un po', ragazzi, come succede con le materie, no? Se c'hai un professore che non ti fa capire la materia, poi la materia non ti piace. Se invece il professore ti riesce a far affascinare la materia, poi però non è che tu cerchi il professore, tu capisci la materia, no? Tu ti affascini, ti innamori della materia, del contenuto, della verità della cosa, ok? Quindi è vero che la persona è importante, poi però ti deve aiutare a fare un altro passaggio. Ecco, questa un po' era la sua visione della filosofia anche. Un sileno, il sileno appunto un po' erano, guardate, questi sono i sileni. Sileno, eccolo là, quello è il sileno. Vedete quanto è brutto, guardate, qua è morto, era corto, cicciotteino anche, no? Quindi un po'. Va bene. Qual è la sua formazione? Probabilmente ha seguito Anassagora, quindi vi ricorderete Anassagora, il presocratico, era quello dei semi, no? Dei semi delle cose. Ecco, Socrate però è famoso per questa storia. Pare che l'oracolo di Delfi, no? C'era un tempio a Delfi, avesse detto che non c'era nessuno più intelligente, più sapiente se non Socrate. E allora vediamo un po' qual è il testo e lo leggiamo. Eccolo qua. Io, o ateniesi, dice sempre Socrate, per nient'altro mi sono acquistato questa fama se non per una certa sapienza. Ma quale sapienza? Forse una sapienza umana. E in questa temo davvero di essere sapiente. E di questa mia sapienza vi porterò a testimone il Dio che sta a Delfi. Cherofonte, un amico di Socrate, una volta andato a Delfi, osò interrogare l'oracolo su questo. E come ho detto, non fate chiasso, cittadini, qui stiamo all'Apologia di Socrate, è un testo che scrive Platone. Sul processo che Socrate ha dovuto subire prima di essere condannato a morte. Socrate è morto, condannato a morte, no? Denunciato perché? Perché per l'accusa, due accuse di corrompere i giovani invece che di educarli, perché insegnava cose nuove, cose diverse, e anche di introdurre nuove divinità, perché lui parla sempre di questo daimon, di questo dio che gli suggerisce delle cose, poi lo vedremo. Allora fu condannato, processato, lui si difese, si difende e quindi nell'Apologia scritta da Platone noi abbiamo il processo a Socrate
e anche appunto la sua difesa, e lui appunto si sta difendendo. Questo è un pezzo della sua difesa, del suo discorso di difesa al processo. Non fate chiasso, cittadini. E domandò se ci fosse qualcuno più sapiente di me. Ebbene, la Pizia era la sacerdotessa che stava lì nel tempio, rispose che più sapiente non c'era nessuno. Io, udito ciò, cominciai a pensare così: che cosa mai intende il Dio e che cosa mai significa il suo enigma? Perché quanto a me so bene di non essere sapiente, né molto né poco. Che cosa dunque vuol dire quando afferma che io sono il più sapiente? Che menta non è possibile, perché non gli è lecito. Per lungo tempo rimasi in dubbio che cosa mai volesse dire. Poi, molto a malincuore, cominciai a cercare il significato delle sue parole. In questo modo me ne andai fiducioso di poter almeno così dimostrare l'errore dell'oracolo e dire chiaramente al responso: quest'uomo è più sapiente di me, tu dicevi che ero io. Esaminando dunque a fondo quest'uomo, è inutile farne il nome, era Oteniesi, uno degli uomini politici con cui mi capitò di parlare e ragionare, mi sembrò che quest'uomo sembrasse sapiente a molti altri e soprattutto a se stesso, ma in realtà non lo fosse. E allora mi sforzai di dimostrargli che egli credesse d'essere sapiente, ma non lo fosse, e perciò mi inimicai lui e molti dei presenti. Ovviamente, quando uno dimostra un altro che pensa di essere sapiente che si sbaglia, non è che quello reagisce bene, no, vero? Così, andandomene via, pensavo tra me e me: io sono più sapiente di quest'uomo. Infatti, temo che nessuno di noi due sa qualcosa di eccellente, ma costui crede di sapere chissà che e non sa. Mentre io, come non so, non credo neanche di sapere. Perciò forse io sono almeno qualcosa più sapiente di lui. Ciò che non so, neanche credo di saperlo. E di lì me ne andai da un altro di quelli che sembrava essere anche lui più sapiente del primo, e ebbi la stessa impressione. E così mi inimicai anche lui. Ecco che crescono le inimicizie, no? Su Socrate. Ecco che lui si rende conto che la sua sapienza sta nel sapere di non sapere. Ecco, dice, allora a questo punto io, ecco che faccio, io vado in giro, vado intorno a farla su chiunque, cittadino, straniero, io creda sapiente, dopo che non mi sembra, venendo in aiuto del Dio, dimostro che non è sapiente. Per questa occupazione mi è mancato il tempo di far nulla di cui meriti parlare, perché lui ha fatto tutta la vita così, andava a cercare la sapienza. E laddove c'era qualcuno, per esempio, diceva il sacerdote, saprà che cos'è il sacro, e cominciava a interrogarlo. Che cos'è il sacro? E poi fino alla fine questo non sapeva rispondere. E allora diceva: ma allora io almeno so di non sapere. Questi altri invece sapienti dicono di sapere, ma alla fine non sanno. Ecco qui che siamo già arrivati a capire il metodo socratico. Finisco. Vedete, io non so come stiano le cose, ma in verità tra tutti coloro che, come adesso ho incontrato, nessuno è capace, parlando diversamente, di non essere ridicolo. Cioè, il metodo di Socrate è questo. Eccolo qua. Allora, lui cerca la verità come? Intanto in un dialogo interpersonale. Va accanto alle persone. Lui va... incontra le persone. Secondo lui la cosa più importante avviene nel dialogo interpersonale. Cerca la verità nel dialogo, cerca la verità nel contatto vivo con gli altri. Ecco perché non ha lasciato niente di scritto. La verità si cerca tu per tu quando parli con le persone. E il suo dialogo aveva quello che abbiamo visto, due momenti. Il primo andava a vedere se uno sapeva qualcosa e confutava la sapienza di questa persona. Confutare che vuol dire? Confutare. No, confutare vuol dire che tu pensi di avere in mano un argomento, io ti dimostro che non è così. Confuto, ok? Cioè ti contraddico, ti demolisco la tua posizione. Ok? Quindi confutava
Lui con la sua ignoranza andava a chiedere, quindi dissimulava un'ignoranza, diceva: "Ma io su questa cosa non so niente, ti faccio delle domande". Ecco, le domande erano la tecnica. E poi però portava l'altro a una confessione di ignoranza, si rendeva conto che in effetti anche non sapeva quello che pensava di sapere. Ecco che rendeva tutti filosofi. Perché? Perché li portava tutti a sapere di non sapere. Quindi la prima parte aveva come, diciamo, finalità la confutazione del fatto che uno pensava di essere sapiente e lui lo confutava, cioè lo portava all'ignoranza. Quanto sei bravo, che tu sai tante cose, ma dimmi un po', e faceva le domande. La seconda parte invece era proprio la maieutica, la ricerca della verità, cioè portava l'altro a partorire poi una sua verità. Le caratteristiche del dialogo socratico, ecco qua, primo momento, confutazione, secondo momento maieutica, l'arte della levatrice. Primo momento, ironia o dissimulazione, addirittura qui poi ve lo divido in due parti, cioè adulazione della presunta conoscenza dell'interlocutore. Ah, ma tu veramente sì che ne sai tanta di questa roba, eh? Ma allora dimmi un po'. E sistematica messa in dubbio della conoscenza dell'interlocutore. Ma sei sicuro di sapere proprio? Ma dimmi, capite? Lo scopo di questa ironia. L'interlocutore così è indotto a prendere coscienza della propria ignoranza. Lo porta alla situazione in cui lui deve rendere conto di se stesso e si rende conto che in fondo sapeva tanto e invece non sa. Secondo punto, secondo momento, maieutica o arte della levatrice. Lo scopo è la ricerca di verità di cui ciascuno è gravido, cioè ciascuno di noi dentro ha un'intuizione, una verità, però occorre che sia aiutato a portarla fuori. E allora, ecco qua, a volte c'è attorno a cui ruota il dialogo, ciò attorno a cui ruota il dialogo maieutico è la domanda. Tramite le domande io aiuto l'altro a capire meglio ciò che intende, ciò che crede, ciò che è la verità. E vabbè, questo poi lasciamo stare. Quindi andiamo a vedere un po', il dialogo. Beh, un po' l'abbiamo visto prima, no? Che cosa faceva prima? Allora, io andavo lì, dove sta? Mi accorgo di qualcuno che è sapiente. Esaminando a fondo quest'uomo, mi rendo conto che questo sembra sapiente, ma invece non è. Ok? È il primo momento. Allora mi sforzo di dimostrargli che egli crede di essere sapiente, lo porta appunto all'ignoranza e o quello si arrabbia e quindi gli diventa nemico, oppure accetta di diventare discepolo perché si fa aiutare in questo percorso. Ecco perché molti delle persone che poi ad Atene lui ha accostato in questa sua perenne ricerca, lo condanneranno, diventeranno i suoi nemici e interpreteranno il suo lavoro di educazione con i giovani come una corruzione dei giovani, una manipolazione dei giovani invece che un'educazione, e lo condanneranno per questo. Ma cosa succede? Socrate aveva un sacco di difensori, no? Di persone che erano con lui. Poteva fuggire, lui viene condannato. Viene condannato, ma cosa fa? Si ritiene talmente giusto, e il giusto rispetta le leggi, che accetta di morire, di bere la cicuta serenamente, piuttosto che di fuggire e non rispettare le leggi. Per questo, capite, ha avuto un impatto sui suoi discepoli enorme, perché una persona che accetta di morire sapendo di essere condannato ingiustamente, ma siccome lui crede ad Atene, è stato un filosofo di Atene, crede che le leggi di Atene siano giuste e vadano rispettate, accetta di bere la cicuta. E abbiamo il racconto della morte di Socrate, che è rimasto Vedete che famosissimo. chiude Socrate con una frase stranissima, non si capisce. Infatti l'altro dice: sì, vabbè, però
C'hai qualcosa da dirci? Le ultime parole, il testamento, non so, una parola. Ci puoi dire, del gallo, ma che vuol dire? Allora, la questione è, normalmente nella tradizione, vengono anche messi in parallelo Socrate e Gesù, no? I due giusti condannati, però Socrate che muore proprio sereno, affrontando la morte, Gesù che invece dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, cioè, caspita, vieni a liberarmi, no? Dio, Dio, perché mi hai abbandonato? Urlando, no? Soffrendo. Quindi le due morti in parallelo, come se fossero anche due modi anche della cultura. Allora, vedete che qui forse non è tanto quello che è veramente successo, ma un po' l'interpretazione di Platone, che vuole dire che Socrate è morto affrontando il suo destino assolutamente sereno. Probabilmente, forse invece, comunque fisicamente degli spasmi potrebbe averli avuti, ma lui non c'era, quindi non l'ha visti. Lui sta dando l'interpretazione della vita di quest'uomo, capite? Spesso il racconto della morte di questi filosofi racchiude un po' tutta la loro filosofia, no? La loro. E io vi dico, anche per aver visto tante persone morire, spesso come si muore è il simbolo anche di come siamo vissuti, diventa un po' il sigillo, spesso dice molto di come siamo vissuti, perché la morte tira fuori in fondo quello che siamo veramente, il momento della morte. Quindi il momento della morte rivela in fondo la filosofia di Socrate, rivela il personaggio che lui è, questo vuole dire Platone, no? Leggiamo ancora qualcosa su questo, così entriamo un po' un po' meglio nel personaggio, e abbiamo detto, vedete, la confutazione. Credo Gorgia, qui è un testo di Platone che appunto si chiama Gorgia e che fa parlare Socrate con Gorgia. Credo Gorgia che anche tu sia esperto di molti discorsi, tant'è vero che è così, sì, e abbia osservato in essi una tale cosa, che non è facile che abbiano la capacità, dopo aver definito l'uno all'altro ciò su cui intendono dialogare, sciogliere gli incontri dopo aver imparato e insegnato a se stessi. Ma se disputano su qualcosa e l'uno afferma che l'altro non parli correttamente né chiaramente, la prendono a male. Cioè, spesso quando noi dialoghiamo e tu dici a un altro, guarda che però tu stai sbagliando nel pensare così così, questo argomento non è giusto, l'altro se la piglia male o no? Spesso, no? Ecco, guardate, perché dice, e ritengono che ciò che dicono nasca per invidia, poiché amano la vittoria. Qui sta parlando dei sofisti. I sofisti amavano vincere nel discorso, vi ricordate? Ma non cercano ciò che ci si è proposti nel discorso. Alla fine non cercano la verità i sofisti, cercano solo di vincere, di avere la meglio sull'altro, no? Tramite il discorso. E taluni finiscono per congedarsi nella maniera più vergognosa, dopo essersi insultati, avete presente Porta a Porta, no? Comunque le cose che ci fanno vedere in televisione, così va a finire. E aver pronunciato, aver ascoltato a proposito di essi cose tali che anche i presenti se la prendono con se stessi per aver giudicato bene di venire ascoltatori di uomini tali. Capre, capre, chi è che dice così, no? Quello qui che sgarbi, ecco. Per quale scopo dico queste cose? Perché ora tu mi pare dire cose né un granché conseguenziali né coerenti con quelle che dicevi prima sulla retorica, stavano parlando di retorica. Temo dunque di confutarti, che tu non supponga che io non sia amante di vittoria nei confronti della cosa stessa, perché diventi chiara, ma nei confronti tuoi. Io dunque, se anche tu sei di quella specie di persone delle quali sono anch'io, ti interrogherei volentieri, fa le domande, altrimenti lascia stare. E io a che specie di persone appartengo? A quelli che con piacere si lasciano confutare. Cioè Socrate è contento che se lui si sbaglia, qualcuno lo corregga, perché non è importante che lui vinca nel discorso, è importante arrivare alla verità. Per cui se qualcuno, mentre io parlo, mi corregge, dice io sono contento, perché almeno sono corretto. Guardate, è la stessa idea della scuola, no? Cioè un conto è che quando voi vi sbagliate siete condotti a capire dove avete sbagliato per imparare dai vostri errori. Un conto è che pensate che l'errore si identifica con voi stessi, quindi se uno dice guarda, hai sbagliato,
sono morto, sono finito, perché sono uno che sbaglia e sbaglierà sempre. No, mi diceva sempre stupidamente mio padre, ma è una cosa che sempre... No. Sbagliando si impara, quando imparavo in bicicletta, cascavo e mi diceva, non ti preoccupare, sbagliando si impara. È sbagliando che impari. Se non capisci come affrontare le frustrazioni, devi essere frustrato ogni tanto per imparare come si può superare, che sei più forte delle tue frustrazioni. Devi sbagliare per imparare che devi fare le cose diversamente, e facendole diversamente le fai bene. Quindi non abbiate paura dell'errore. L'errore è una delle nostre più grandi opportunità. Se non sbagliamo mai, non impariamo mai niente. Ecco perché è importante essere confutati. Dice, Socrate dice, io a che genere di gente appartengo? Quelli che se mi confutano, se sono confutati, sono contenti. Che con piacere anche confutano. Ovviamente mi piace anche confutare altri, in modo tale che gli altri accorgano dove sbagliano, se qualcuno dice qualcosa di non vero. E non hanno meno piacere di essere confutati che di confutare. Infatti ritengo essere confutato un bene maggiore, quanto è bene maggiore essere liberati che non liberare dal più grande dei mali. Se io sto in errore, ma meno male che qualcuno mi fa vedere che sbaglio. Pensate quanto questo lo accettiamo dagli amici, no? Quando gli amici ci fanno vedere che noi sbagliamo, siamo grati. E che quando magari ci viene da qualcun altro che non ci piace, allora magari, ecco, quello è un po' più problematico. E penso che niente sia per l'uomo un male tanto grande quanto una falsa opinione su ciò di cui ora ci troviamo a ragionare. Cioè, il problema è avere false opinioni, avere doxe, avere opinioni fallaci, superficiali, che ci siamo fatti così gli slogan e poi non abbiamo capito dietro che cosa c'è veramente. Ecco, quindi, prima parte del dialogo, la confutazione.